Ciao a tutti ragazzi, il titolo del video è inevitabile, un video importante che vi raccomando di guardare perché devo dire delle cose anche collegate a dei fatti che sono successi ultimamente abbastanza sconvolgenti. Prima di iniziare il video, la mangiata, siccome nell'ultimo video mi sono un po' confuso, la mangiata è l'8, venerdì 8, il raduno che facciamo, pizzoccheri più tombolata, più bresaola, quello che è comunque una cosa alla valtellinese, al bar Osteria La Quercia da mezzogiorno in poi, a Mendrisio, via Flacchini 5. Ok, quindi è venerdì 8, mi raccomando, eh. Che giorno di festa, è festa dell'Immacolata, sia mi pare che in Svizzera che anche in Italia è festa, quindi è giorno di festa che non si lavora. Allora, mi collego a questo video del discorso che è inevitabile. Per il fatto di un episodio che comunque è successo ultimamente, cioè io non guardo più telegiornali, televisione da anni, radio, eccetera, eccetera, ma mi hanno mandato alcuni, ho guardato un attimino dei fatti, diciamo, di cronaca che mi hanno mandato, me l'hanno mandato su una chat. Anche sulla chat che abbiamo fatto, che adesso quando poi la gente arriva da noi a mangiare, così stiamo lì, abbiamo fatto un bel gruppo, siamo già ormai in questa chat una quarantina, quasi 45, quindi chi viene a mangiare poi lì lo inserisco dentro lì e che poi chi mi vuole trovare c'è anche il milionario, eccetera, eccetera. Comunque mi fa piacere anche se purtroppo logisticamente non potete arrivare, io cerco tutti i giorni di farvi compagnia, anche se devo dire la verità che questo per me non è sicuramente un bel momento, perché al di là, diciamo, di quello della, diciamo, della maschera di blogger, di youtuber, c'è sempre una persona con tutte le sue problematiche. Comunque cercherò. Nonostante una situazione che comunque non è bella, è personale, di continuare a farvi compagnia. Però voglio parlare di questo discorso. Allora, mi hanno mandato e ho visto questa situazione di questo sconto che è stato fatto. È un esempio che vi faccio vedere però per capire un attimino il punto della situazione a cui siamo arrivati. Hanno fatto uno sconto per quanto riguarda, diciamo, un panino lì al Mac a 3 euro un menù, che a differenza mi pare che costava forse 9, 9,50, adesso non so. Comunque, tutto sommato, era uno sconto di 6 euro, cioè lo vendevano 3 al posto, mi pare, di 9. Ci sono state code, casini, gente che sta male, 2 ore in fila, magari anche traffico bloccato per un risparmio di 6 euro, cioè 2 ore di fila. Cioè, questo ti fa capire come ormai la gente sia arrivata veramente a un punto di disperazione, perché cioè se addirittura perché ti hanno fatto uno sconto di 6 euro, ti metti in fila un'ora, mezz'ora, veramente è inevitabile il fatto che ormai il ceto medio non esiste più. Abbiamo raggiunto dei livelli tali, secondo me, di spianatura. Che ragazzi, qui veramente siamo messi male. Cioè, qui corri, 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 corri. Giustamente poi c'era un mio amico che ha visto l'ultimo video che ha fatto, mi ha detto: Lambre, io prendo 10-12 euro all'ora, 10 se poi lavoro di notte faccio 12 euro. Ma Lorenzo, tu hai detto che ormai gli stipendi sono di quella. Mi fa: no, guarda che c'è anche gente che guadagna 7, 6, 5 euro all'ora, magari per lavorare di notte a fare il conto. Cioè, ragazzi, veramente. Siamo arrivati, io lo ripeto, cioè se oggi come oggi gli stipendi di operai, lavoratori, impiegati, la gente che lavora aumentassero di 1.000 euro, andremmo giusto giusto a colmare quello che c'è stato di aumenti in un anno. È che purtroppo loro signor politici che hanno tutto pagato, tutto spesato con che ormai sono lì da anni, perché poi se andate a vedere tutta questa gente che è ministro, governo, finta opposizione, cioè tutta gente che ormai ha 20 anni, 25, sono talmente staccati dalla realtà con gli stipendi che prendono, con i benefit che hanno, che non si rendono conto di come purtroppo la gente oggi sia in difficoltà. Perché? E questa è la chiave, diciamo, del video. Se il costo della vita dovuto all'aumento dei tassi di interesse, sono aumentati i mutui, è aumentato quindi il trasporto, è aumentato la benzina, è aumentato quello, è aumentato tutto, aumentato, 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 aumentato. Se uno benestante, cioè alla fine ragazzi, non prendiamoci in giro, cioè sapete quanto guadagna, non dico un conduttore di quei programmi che voi la sera guardate, no? Cioè
cioè televisivi, sapete quanto guadagna uno di questi? Cioè, guadagna 100.000 al mese. Cioè, sapete quanto guadagnano i più ascoltati, conduttori radio nazionali delle prime 10, 15, 20 trasmissioni? Beh, dai 20 in su, minimo 15. C'è anche che ne prende 30, 40, 50, quelli più ascoltati. Cioè, certo, al mese. Certo, se tu prendi 20, 30, 40, 50 al mese, o sei un direttore, prendi 10 euro al mese, che aumenta il costo della vita di 5, 600, 700 euro per il fatto che comunque è aumentato il costo della vita, sì, lo senti tra virgolette, cioè te ne può anche fregare, guadagni 15.000 euro al mese, roba. Però chi fa l'operaio, l'impiegato, compagnia varia, che lavora 1.400, 1.500 euro al mese, va in fabbrica, ragazzi, se il costo della vita aumenta di 600, 700 euro, se il mutuo da 300 euro, 400, diventa 800, sono veramente dolori. È inevitabile, io dico, perché dico che è inevitabile? Purtroppo è inevitabile il fatto che noi perché non c'è la voglia, non c'è l'interesse, c'è un sistema neoliberista che non gli interessa, è inevitabile il fatto che da ormai gli stipendi non sono più corrisposti al costo della vita e si sono talmente staccati questo gap di differenza fra salari e costo della vita che ormai il futuro, purtroppo, diciamo che ci attende a un futuro di un ceto medio che è completamente sparito, con una sacca di povertà che aumenta sempre di più e con pochi ricchi che diventano sempre più ricchi, che hanno la possibilità magari di andare a prendere. Perché i poveri continuano sempre di più a fallire e quindi a mangiarsi sui grandi gruppi, ma non mangiarsi i piccoli gruppi. Chiudo con il video del discorso delle case, perché ho visto uno che nell'ultimo video mi ha risposto. Sicuramente il prossimo anno e quello dopo ci saranno prezzi buoni, perché con i tassi alti, sicuramente i prezzi oggi sono diventati bassi, le compravendite sono diminuite e quindi la gente deve diminuire il prezzo per poter vendere, quindi è una cosa che avviene sempre. È vero che gli immobili di prestigio non diminuiranno, però nelle situazioni diciamo più esterne aumentano. Io per esempio c'è un mio amico che stava guardando casa e gli ho detto guarda che a mezz'oretta di strada da Lecco in Valsassina, nei paesini diciamo in fondo alla Valsassina, trovi appartamenti già a 25 20, 25, 30 mila euro i locali, quindi i prezzi sono comunque in alcune realtà diminuiti. Certo che comunque non ci aspetta un bel futuro, perché secondo me è inevitabile che l'aumento della povertà non verrà più colmato ed è inevitabile che questo gap che ormai abbiamo di prezzi, salari, ormai ci ha portato a essere, secondo me, con il costo della vita che abbiamo, uno dei paesi purtroppo più poveri dell'Europa occidentale. L'Italia è un paese, diciamo, con stipendi molto bassi, con un costo della vita assurdo, a fronte di stipendi bassissimi, cioè è semplicemente questo. Mentre in altre realtà il discorso è che sì, costa la vita alta, pensa ai paesi nordici, Norvegia, Stoccolma, Svizzera, il costo è alto, però gli stipendi sono il doppio, il triplo, cioè qui veramente abbiamo un gap allucinante. Ho visto il commento di uno che scriveva, che diceva che ha vissuto per un po' di anni a Dubai, sono tornato a Milano e poi mi sono accorto che Milano non è meno cara di Dubai, solo che gli stipendi là sono il triplo, come giustamente come diceva lui. Cioè, questa è un po' la situazione brutta che ci abbiamo. Vi mando un abbraccio ragazzi e un saluto a tutti.